La mia mamma era bravissima a fare le torte, si ne faceva. Poi faceva le focacce di con la farina, e ci metteva anche una patata sempre dentro, cotta, sempre. Me le ricordo, e se le ricordano parecchi a Fungaria, perché se passavano e c'era da venire a salutare mia mamma, un caffè, magari diciamo de pignata, caffè de pignata, allora metteva giù il caffè nell'acqua e dopo si filtrava. Caffè d'orzo generalmente, che l'orzo lo coltivavamo noi, poi si abbrustoliva, perché ancora la pignata, sono dove. C'era sempre qualcosa da fare, sempre, perché il lavoro comportava così, era un lavoro, insomma, e era così allora. Non c'era spazio più di tanto per il gioco. Sempre anche i bambini, quando si giocava, magari venivano le amiche o le cuginette, e mio papà diceva: basta, c'è quel sacco per ciurceni, che vuol dire andate per pigne e fate qualcosa di utile, non... Ecco, era così una volta. Oppure si doveva tagliare la legna con l'accetta, col fuoco. Ecco, tutto il giorno era qualcosa da fare, qualcosa da rendersi utili. La mattina giù col latte al caseificio, che era quasi un'oretta, poi si andava a prendere il pane, un'oretta ci voleva. Poi si andava con le mucche al cornetto, che sono un paio di chilometri, si tornava giù, si lavorava, la sera si andava su a prendere di nuovo ste mucche, giù, mungere, andare di nuovo al caseificio. Ecco, poi magari c'era qualche prato da rastrellare che rimaneva indietro, che imbruniva e già. Ecco. Sì, si faceva fatica. E si veniva al Baito, qui al Baito, in aprile, fine marzo, primi di aprile, con le mucche, perché il fieno era qui nella baita, e si tornava giù ai Santi per i primi di novembre, così si tornava a Folgaria. E anche quando andavo a scuola, allora si andava su e giù due volte al giorno. Erano pochi i mesi, perché d'inverno abitavamo a Folgaria, allora rimaneva l'ottobre e l'aprile, maggio, giugno un po'. Allora, però c'era scuola la mattina, si veniva a pranzo e si tornava giù pomeriggio. Sì, si faceva strada molta. Sempre a piedi, sempre a piedi, sempre a piedi. Facevo tanti di quei giri che ancora oggi mi chiedo, avrò fatto anche cinque volte, cinque giù, cinque su, anche cinque volte in un giorno, perché c'erano i prati giù sotto il paese, perché si doveva andare a dire qualcosa a uno che ci aiutava magari, o così, o perché per tante cose che adesso non vengono neanche alla mente, si doveva scendere, non c'era il telefono, no, veramente i passi. Ma a me piaceva, non è che perché in due ore facevo un giro di chilometri per funghi, che adesso, non so, ci metterei una giornata. Era un po' dura, perché allora si doveva andare a prendere l'acqua
E a 10 minuti alla fontanella, là, del Furrer, e coi secchi, due secchi, oppure sulle spalle si portava. E si rimaneva sempre senza, perché è inutile, eravamo in cinque e ce ne voleva dell'acqua. Poi c'era la luce, e la luce bisognava anche risparmiarla in certo qual modo. La lampada a petrolio, e se mi fermavo la sera qui a leggere un po', mio papà, che era già a letto, diceva: Vilma, smorza! Ecco, allora, smorza. E si consumava, e poi dovevo alzarmi presto la mattina, c'era anche quel motivo, perché alle 5 ero sveglia, sempre, tutto l'anno. Oh, mamma mia, quell'anno, il 58, rimane. E in una notte ha fatto giù 1 metro di neve, ai 10 di aprile. Mezzo metro ce n'era, era venuta prima, in marzo ancora. Il 10 di aprile ha fatto giù 1 metro, una notte, e avevamo dovuto chiamare 2 uomini perché c'era una mucca che doveva partorire. E sono rimasti qui tutta la notte, anche tribolato. La mattina, andar giù, metro e mezzo c'era, insomma, andar giù, facevano, col corpo buttavano la neve, si sono fatti la traccia, andar giù, fino al paese. E io per quasi un mesetto, con 2 secchi in mano, 2 secchi pieni di latte, perché di primavera le mucche facevano molto latte, ne avevo 3-4 all'ora. E andai giù con i secchi pieni, e il cappottino che avevo era sempre bagnato, perché la neve col latte caldo si scioglieva, e il secchio girava da addosso a sto cappottino, era sempre bagnato, perché in una notte non è anche che si asciugavano, Ecco, il cappottino azzurro, quello me lo ricordo, proprio. Era di pochi soldi anche. Me l'avevano comprato, non mi ricordo, era stato un regalo per il compleanno. Me l'avevano comprato l'anno prima. Io ricevevo le cose di una mia cugina che abitava a Bolzano. Allora, io ero anche ben vestita, a confronto di certe altre mie amiche che avevano ancora meno. Però si doveva lavare la sera la roba per il giorno dopo, Si metteva sopra la stufa e si asciugava. Ecco. E una mia amica Io me la ricordo tutto un inverno con una maglietta grigia e una vestina grigia a scacchi, e me la ricordo, una volta ha lavato la vestina, era sporca, si vede, e l'ha lavata, l'ha messa sopra la stufa, la notte è caduta giù, però è venuta la mattina con le strisce, non ne aveva altre, con le strisce di bruciato, è venuta a scuola. Una maestra diceva a mio papà: dai, Vigilio, falla studiare quella bambina lì. Ah no, non posso, no. Non ho fatto studiare neanche le altre, no, non posso fare studiare lei. Non c'era neanche la possibilità più di tanto. Sì, ci sono state delle amiche mie, e una è diventata professoressa, una è diventata ostetrica, però insomma, hanno dovuto faticare le famiglie a quei tempi. No, ho dovuto fare anche rinunce, magari a qualche gita, una volta ho dovuto rinunciare al matrimonio che ci tenevo, perché c'era, quel giorno c'era, avevamo tanto pieno da fare, e prima pioveva sempre, quel giorno era bello, era sabato. E si sposava una mia amica e sono potuta andare, no? Ho dovuto stare a casa per il fieno.
Questa torta me l'ha insegnata a fare la signora Sonia, là del rifugio, Stella d'Italia, dove sono andata per qualche anno, per 9 anni, a lavorare. E da allora l'ho sempre fatta così e non si cambia. Non si cambia perché era un bel metodo e riesce sempre bene. Domestiche della donna di casa, levarsi di buon mattino, fare la pulizia personale, passare l'esame del marito e dei familiari, lucidare le scarpe. Guarda chi cos'è che insegna Mesia del 32. Nadia, guarda che parto adesso, arrivo con la torta, aspettami. Ciao! Era un tarlo che mi è rimasto ancora, ancora adesso, ce l'ho, anche se vivo qui da una vita, da 80 anni, ne ho tra un po' 84, quindi... No, dicevo a mia mamma, cosa mi hai portata alla Varone a fare, sapendo qual era la realtà del paese, che non c'era niente. Forse esagero, qualcuno in questo momento mi taciterebbe dicendo ma sì, ma guarda che c'erano degli alberghi belli, raffinati, eccetera. Sì, però per una ragazza che non aveva un titolo di studio, che cosa poteva fare? Poteva solamente andare a fare la cameriera in questi alberghi, oppure poteva andare a servizio, ma poteva prepararsi la valigia in quel caso. Ma lei mi voleva qui. E a fare cosa? Mi chiedevo io. E l'ho rimproverata proprio di brutto. Ho detto, mamma, tu cosa pensavi che avrei potuto fare io qui alla Varone? In quel periodo, che non c'era proprio niente. Cara, l'era così. Questa era la sua risposta. A quei tempi l'era così. E quindi era un magone che avevo dentro, perché io avrei voluto
andare avanti con gli studi e avere un pezzo di carta. Non dico di laurearmi o di fare quelle cose lì, no. Ma siccome a scuola andavo bene, modestamente, lo dicevano i miei insegnanti, non capivo il perché lei aveva pensato a me in quel senso. Non lo so il perché. Quando io da ragazza sono andata a lavorare all'albergo delle Alpi, sono andata per merito di questa mia cugina più grande di me, di 5 anni, lavorava già alle Alpi e ha capito che era un buon lavoro, era pagato bene, l'ambiente era buono e così. E allora sono andata e poi mi sono innamorata di questo fare, di questo lavoro. Forse ce l'avevo dentro perché i miei nonni, i genitori di mio padre, avevano un albergo a Levico. Allora a un certo punto ho detto a mia mamma: ascolta mamma, perché allora facevano i costi, cioè affittavano una camera e mia mamma faceva da mangiare a queste due persone. Io ho detto: ascolta mamma, noi potremmo fare una pensioncina invece di fare così. Ho detto: compriamo la casa attaccata a noi, c'era una casa in vendita. E mia mamma mi rispondeva sempre così, quando le facevo queste proposte, diceva: ma te sai, e se dopo, e se qua, e se là? E io dicevo: ma come mai che mia mamma non ha un po' di entusiasmo per queste cose? Insomma, io avevo voglia di rovesciare il mondo, questo mondo così ristretto, diciamo, no? Ecco, e invece sì, non abbiamo fatto nulla perché poi mio padre è mancato e non c'era già più, mi pare, quando ho detto così. Allora, niente, è andata a buca. Allora ci penso su ancora un po' e poi dico: potrei andare a Trento, fare la barista, oppure lavorare in un albergo, fare la cameriera, come so fare, e fare una scuola serale, così posso prendere un pezzo di carta, quel famoso pezzo di carta che mi mancava. Ma te sai, e se dopo, e se qua, e se là, è il discorso. Cadeva lì perché, insomma, non ci sentiva da quell'orecchio. E così, insomma, così è successo. Ecco, era incavolata nera. Poi ho conosciuto mio marito, quello che poi è diventato mio marito, e non gli andava bene neanche quello. Ma non mi direi mica che ti sposi. Mi sposo, mamma. Dopo 6 mesi che ci conoscevamo, eh. Ma sai, però è un montanaro. Sì, certo. Allora sono esplosa, perché ogni tanto esplodevo. Zitta, mamma. Non ha più aperto bocca. Accidenti a questo aggeggio infernale. Accidenti. Teresa? Dimmi se ti avversi il cancello per venire dentro con la macchina, perché se no dov'è che la lasso? Dimmelo, sono qui in macchina che aspetto che te mi dai il via per partire. Hai capito? Dimmelo. Dopo sposati, io ho fatto ancora 2 stagioni all'albergo delle Alpi.
Allora c'era la pensione, una pensioncina a Chiesa che era gestita da una famiglia che la lasciavano. E allora ho detto: Achille, la prendiamo noi. Tu fai il tuo lavoro, io non ti voglio neanche vedere. Statene tranquillo, vieni a mangiare, poi torni a lavorare, poi vai dove vuoi. Ma mi arrangio per 6, 8, 10 persone. Non mi fa niente. Lo faccio solo proprio per passare bene il tempo, guarda. No, niente da fare. Non c'è stato niente da fare. Ho cercato di dirglielo in tutti i modi. Niente da fare. Si vede che non ero destinata a fare quello che mi piaceva. Ho dovuto fare sempre quello che volevano gli altri. Non importa. È andata così. Sono qui a raccontarla, per cui non è andata proprio male, evidentemente, vero? Chissà. Questo che mi metto via, via? E dopo, sì. Ecco, devo dare un'occhiata qua. Che roba, ti ricordi? Me... Sì, mamma mia, è per così strano essere qui davanti a sta porta, far da vedere. La porta la è Dora, cambiata, toi, ma è sempre la Dora, la Dora e il Bruno. E il Bruno. Sempre qua che fava babà. Il Bruno di Dio che ti schizzava dei occhio, come in dire, guardala qua, sì. Vera? Sì. Bene, insomma ti sei qua, sì. Ancora. Ecco, fini adesso. Ma, strano mi se non vengo qua le altre. Sì, ti credo, ti dopo credo. Tanti anni, cosa ho avuto? Mi fa una roba così strana, guarda. Quasi, quasi cuccheria dentro, un attimo. Cucca, guarda. Per sapoco le resta, hai fatto sì, una porta, sì, ma sì. I muri le resta di questi. Sì, ben sì. Questa era l'entrata principale. Principale. Dico una volta che te hai tempo, sì, sì, vieni sì. Qua così sì, ti fago vedere, sì. Ecco i cambiamenti e sì, esageremo un po', sì. Rivanghiamo il passato. Teresa, mi viene in mente il primo anno che sono venuta a lavorare qua, che aveva 15 anni, pensate. Ti avrei fatto la sala corrieri dei bocci. Sì, certo. Che bisognava scominciare da là, se non ho fatto la sala dal corrieri, fondo, credo bene. Ma ti, quando è che ti sei venuta qua? Quanti anni che avevi tu quando che ti sei venuta? Ne avevo 19. Ah. Perché prima ero stata su dei mesi in Val de Fiemme, ah, sai chi aveva un sì, albergo. Sì. Mi ero abituata a lavorare a qualche maniera. Certo. E qua mi tocca il qua, primo mister, sì. Spostare il pan da una cestina all'altro, che era quel più difficile da tenere a mano. Con le posate. Con le posate. Non con le mole, con la forchetta. Il primo mi ricorderò cucchiaio, sempre. Ti ricordi tu? Mi ricorderò no? Sempre, dopo pian piano imparà. E... Sì, perché poi erano anche pagate bene. Sì. E ti dico che mi... E riposi. Aveva più soldi alla fine della stagione, più soldi delle mance che dello stipendio. E allora gli anni l'erano che allora buoni. Che dava stipendio alla mia mamma. E le mance me le tingiva, però perché, insomma... Quelle me l'ho guadagnate per esatto, il mio bel esatto. Fare e saper fare. Sei stata sempre una grande lavoratrice, però, ti... No, bisogna dirlo con te. Insomma, dai. Mi ti ho conosciuto a una così, capace e attiva. Te vedi che te devo dire adesso? Che non più una giovincella. Non avrei neanche bisogno di andare no, a lavorare. No, invece no. Vado a lavorare lo stesso, perché non così mi piace, mi non sono buona a stare no, a casa. Non fa niente. Ecco. Beata mi bisogna che me crea il lavoro, se non sì, ecco. Sì, sì. Comunque dai, finché si sta continuare. Bene. Continuare. Anche a comunque non ti puoi lamentarti. Perché insomma l'età che te dai e tutto l'insieme. Te dici? Se vai ancora con la macchina. Beh sì. Che mi va a raccontare. Anche che... se la Franca mi dice, ti sei matta, tant'è che te vengi?
che sono passata di là, no? Tempo fa. Passata di là e dismontando, ma che te veniti? Perché lei era mezzista, era stata così. Sono passata dai Bertoldi invece che da questa per andare ai Giunghi, no? E allora dico, vengo da Pergine. Chi è che ti ha portato a Pergine? Dico, la mia Carolina, perché mi diciamo Carolina la mia mamma. Cosa? Ti sei nata a Pergine da sola? Ma no, ti dico che sono nata con la mia Carolina. Va bene? Ben cara. Niente? Sì, dai, metto via. Però dovevo andare anche a ginnastica. Ah sì, bene. Beh, magari veremo, no? Sì. Ti sai che l'era la Luisa che fava il baccalà, sì. Che quando qui lo fava alla Vicentina, allora il Travaglini gli diceva, Luisa, guardi che domani allora ci troviamo in cucina perché c'è da fare il baccalà. Perché Ila era stata a Vicenza dalla barba. Sì, sì. Che era, che aveva un ristorante rinomato per il baccalà alla Vicentina. Sì. Trovi per fare il baccalà, per il proprio domanda. Cambiato metodo. Oh. Cambiate pure il lato della gamba. Muoviti un po'. No, ma specchio delle mie brave. No, no, neanche regalato a fare le sede. Allora, per lì è davvero uno lì che mi comanda, a batita. Non è neanche tecnologico. Mi sorveglia. Lo schiavo delle novità. Sì, quindi è importante. Sì, la pressione. 76, non pressione. Scusa, ma il tuo passo quanto lungo è? Allora quanti chilometri abbiamo fatto? Il passo normale sono 65 chilometri, 70. Media. È una diavoleria, ve lo dico subito, dopo quando avete sta roba qua, siete sempre al telefonino, condizionate a vedere quanta acqua voi bevete. Ma che calore. Bene, dai, però è stupendo. Quanti soldi che ho speso. Però te basta il banco. Pensa che parlava troppo, il marito gliel'ha regalato. Così che se ce l'ha fatta. Io ho detto, per fortuna ho il telefono che mi parla. Ecco. Perché il marito ti vuole controllare. No, allora mi dico, almeno male mi domanda lui come sto. Andiamo da tutti i primo, dai. Ragazzi,